Buongiorno, buongiorno ragazzi, è tornato Gianluca, un mese a mare è tornato e per tornare, guarda, racconta un po', racconta dove andiamo oggi. Oggi siamo partiti dalla Pozza. Ma giusto per cominciare facciamo una cosa semplicissima. Esatto, adesso siamo a Gardezza. Allora c'è quel rifugietto arroccato su quella roccia lì. No, quello è il Violet. Il principe è ancora più anche dentro. Su, è vero? E dietro quella roccia lì si gira da dietro appendendoci su per le. E arriviamo all'Antermoia. Se ce la faccio, ragazzi, Antermoia e poi l'Antermoia torniamo su. Gran bel giro oggi, ragazzi, nelle più belle Dolomiti che abbiamo, le montagne più belle. Queste sono le più belle montagne che ci sono. Ma dove l'ho trovato un napoletano che viene su queste cazzo di montagne? Dove? Eccolo lì il Violet, ragazzi, però questo pezzo di bici è impossibile. Eccolo qui, già in cima, caffè, torta. Chi è l'amico? Chi è l'amico qui? Bene Gianluca, dove siamo? Io lo vedo ancora lontano il principe. La vedo come un miraggio. Il problema è che il principe non è il nostro arrivo. Noi dobbiamo andare là, ecco. Quella forcella lì è il nostro passo. Allora, da qui praticamente uno dice è impossibile andare su. In realtà poi vedrete che c'è una piccola serpentina. No, una piccola serpentina sto par de palla, bisogna arrampicarsi, cazzo. Bisogna... Ragazzi, Basso Principe, 2600 metri siamo arrivati, ma non è ancora finita già, vero? Guardate, vedete prima che non si vedeva da sotto, no? Adesso da qui forse riuscite a vedere quelle formichine che salgono e quella è il nostro traguardo. E ce la faremo, ce la faremo, ce la faremo. In vetta! Ce l'abbiamo fatta, raga! Passo avanti, boia! 2770, ragazzi! Riprendi! Allora? C'ho il buco del culo piccolo così! Io ho paura adesso, due secondi che sgoccio le rode e partiamo. C'ho paura già a scendere di qua, Dai, vicino, vicino!
davanti a Ermoia, ragazzi, siamo venuti giù da là. Eravamo su in alto, io al passo di Altermoia. Adesso siamo arrivati al lago, questo è uno spettacolo, ragazzi, qua paradiso, paradiso. Questa conca è stupenda, bellissima. Dai Gianluca, di quanto è cazzuto il tuo amico. Mamma mia, veramente. Ah? Così. Al momento godimento. Allora, qui abbiamo il cervo, il ragù di cervo con i mirtilli rossi, ragazzi. Madonna mia. E c'è Gianluca, non so se ha preso il piatto solidarietà, che è un buon piatto di merda, come vedo lì. Con la fonduta. Adesso risaliamo questa parte qui, che è l'ultimo pezzettino, e dopo da lì è tutta discesa fino a Pozza. Questo è un giro che ha due volti, un volto per le bike e un volto per la muscolare. Allora, per le bike, penso che tu abbia... Sei scientifico. Sì, beh, Hai cominciato a fare lo scientifico. Allora, diciamo che probabilmente per le bike è l'unica cosa... Una cosa un po' più meno seria. Allora, dai, scusa, fammi finire qua. Allora, io dico che per le bike probabilmente l'unico punto difficoltoso che hai avuto, difficile, giusto, è stato dal principe... all'Altermoia, dove portarsi in spalla 25 kg di bici non è stato banale. Poi per il resto non è banale, però sono praticamente 50 metri di dislivello, dove è veramente da portare la bici in spalla, non in spalla, ma comunque tirarla su è abbastanza complicato. Bisogna andare sempre in due comunque, perché uno magari aiuta l'altro. Muscolare invece, vabbè, tanto portage, oltre che il pezzo che dal principe arriva su. E tanto a piedage. Però devo dire che questo giro ve lo diamo perché è stato spettacolare. E vi salutiamo dalla magnifica Pozza di Fassa. Ciao!